della difficoltà, ma anche del piacere di fare tante cose contemporaneamente. Perché credo che tu sulla tua pelle hai trovato cosa vuol dire appunto avere, chiamiamolo, lavoro, perché era un lavoro molto impegnativo, e conciliarlo per esempio con la maternità. Questa difficoltà di sentirsi, no? Sempre tirati un po' da tutte le parti, questa capacità così femminile di sentirsi in colpo un po' su tutto, no? Perché ci si sente sempre mai abbastanza adeguati a quello che siamo davanti. Come ce l'hai fatta? La mia maternità è stata accompagnata da una forte paternità, un padre presente, e lui, quando non lo fa la mamma, lo dice, quello che non può fare la mamma, almeno che lo faccia papà, o magari la nonna, la padre, sì, se bisogna imparare a leggere. Se lo si può fare assieme a un marito, padre, che è bravo, ha voglia di stare con i figli e non crea danni, io quel caso ce l'ho a casa, e devo dire che questo è stato uno degli aspetti molto importanti. Poi ho fatto uno sport in cui i ritmi che potevo sistemare io, gli altri atleti tante volte si allenavano alla mattina e al pomeriggio, e quando ho potuto, questo tutto l'allenamento fino alle due, l'ora di pranzo, dopodiché il pomeriggio ho passato con loro, la mattina di anche se accorgevano che non c'era perché erano a scuola, no? Quindi c'era organizzarsi, essere nell'ottica, trascinarli nei luoghi più impensabili, avere la voglia di stare insieme, avere la voglia di vedersi, no? Di vedere le esigenze, di essere pratici, e forse è la cosa della conciliazione. Per quanto riguarda, io sono fortunata perché me la potevo creare ad hoc, è molto più difficile, infatti dico sempre, ci vorrebbe veramente un premio per le donne, per alcune donne, per le, bisognerebbe che le facessimo vedere queste storie, perché una donna che vuole lavorare ha molte più difficoltà rispetto a quello che ho avuto io, perché deve sottostare ai tempi di un'impresa, del datore di lavoro, della scuola materna, quando il bimbo si ammala, fa fatica a stare a casa, e tutto è fare quello che non pareva, e poi mi vediamo dando supporto, quindi vediamo un po' di altre per qualche donna. E davamo anche parecchie medaglie su questi topi. Sì, sì. Questo libro insisti molto sul fatto appunto che hai avuto una squadra intorno a te, quindi tu ero uno sport solitario, ma in realtà c'era una squadra, e di questa squadra fanno parte anche i tuoi suoceri, e così ci riportiamo al tema degli assaggi di Wii. C'è qualcosa di speciale che fa la tua suocera di cui parli? La premessa è che Josefa confessa, e questo mi è piaciuto moltissimo perché mi sono molto identificata, che non aveva mai dedicato tanto tempo alla cucina e che era capace di bruciare persino le uova sole, e questa è la premessa. E poi parla di questa sorta di magico, quasi miracoloso brodo di Anna. Che cos'era questo brodo? Il brodo è la base dei capelletti. Sapete, i capelletti, i tortelli romagnoli con il battuto di uovo e parmigiano, proprio fino a leggera, perché per non renderlo troppo pesante lo si faceva questo brodo, verdura e carne. Sapete, dovete sapere, mia suocera, che pure è una fallina della magrezza, che da quando non c'è più mia suocera compiatissima, infatti su qualche chilo, e allora lei rovesciava un po' la pentola e andava a